Nome. Antonio. Cognome. Fuoco. Professione. Pilota. Dai un voto a Fuoco come pilota da 1 a 10. 10. Come sta andando? Bene. Adesso i piloti non possono andare in pista a allenare, vuol dire che devono allenare sul simulatore, non possono solo andare in palestra. I simulatori servono molto sulla preparazione mentale, sono tanti fattori che fanno un pilota completo, non solo velocità. Deve anche avere qualità come multitasking, concentrazione, tempo di reazione molto veloce. Adesso devo aprirti lo sportello da dentro. Vado pienissimo. Questo è tutto accelerato e siamo 20, 25, 30, 40, finito. Adesso andiamo in mind room. In mind room si fa un allenamento mentale. Adesso passiamo anche davanti al museo della Ferrari che troviamo sulla sinistra. Ecco, questa è l'entrata del museo Ferrari. È un sistema che permette di allenare la nostra capacità di rispondere rapidamente a stimoli e a circostanze esterne. Serve a ben poco questo tipo di allenamento se il pilota, l'atleta, non impara ad autogestirsi, iniziare a capire come regolare, controllare la propria reattività psicofisiologica, la propria emotività. Adesso siamo in preparazione per il weekend di Mugello. Facciamo degli allenamenti specifici per quanto riguarda la gara. Quindi concentrazione, livello di tensione, riuscirlo a gestire molto bene. Dove ti alleni? A Maranello. Dove vorresti arrivare? Formula 1. Pensi di riuscirci? Lo spero. Questa determinazione, questa voglia di arrivare è stata la cosa che mi ha colpito immediatamente. Ma ha colpito ovviamente anche il fatto che è andato subito fortissimo, perché il primo test che abbiamo fatto insieme ha fatto il record della pista di Fiorano per la vettura che stava guidando. Abbiamo visto una cosa particolare sulla sua motivazione e anche voglia di vincere. Quello è importante per un pilota. Dopo devi fare vedere le caratteristiche sulla guida, essere molto concentrato, molto motivato e anche veloce. E abbiamo visto tutte quelle qualità in Antonio. La prima volta su un kart? A 4 anni. Di la verità, hai già guidato su strada? Sì. Sia Antonio che gli altri ragazzi dell'Academy hanno un programma prestabilito settimanale, come se fosse proprio una scuola vera e propria, quindi sia la mattina che il pomeriggio hanno una serie di attività. Cosa fai nel tempo libero? Ne ho pochissimo e mi diverto. Mi trovo molto bene, si sta veramente bene qui. Sicuramente lavorare tutti i giorni con gente che è in Formula 1 è una grande spinta per me. Imparo giorno dopo giorno, sicuramente è un'emozione. Determinato. Sicuramente determinato. In gamba. Tenace. Rosso. Caldo. Ardente. Fire.